Prende la parola la professoressa Daniela Valentino, delegata del Rettore alle Biblioteche dell'Università di Salerno. Il Rettore ha già ampiamente ringraziato tutti coloro che hanno voluto partecipare a una delle sue tante sfide che ci ha ancora una volta regalato. Soltanto la volontà titanica del nostro magnifico Rettore poteva immaginare una costruzione similare. Ma io stamattina vedo un passaggio di testimone tra tutti coloro che con umiltà e dedizione, e il Rettore li ha citati tutti, hanno contribuito a costruire questa struttura, a coloro che invece dovranno farla vivere. E questi sono senz'altro il personale del nostro centro bibliotecario, che è stato sempre guidato da lungo tempo così saggiamente dal dottor Marcello Andrea, e da tutti i componenti del comitato tecnico-scientifico della nostra biblioteca, che da un po' di tempo si stanno esercitando a coniugare le esigenze della ricerca con l'esiguità del nostro bilancio. E questa è veramente una grande sfida. La biblioteca c'è, adesso tocca innanzitutto agli studenti farla vivere e a noi cercare di farla funzionare nel migliore dei modi possibili. L'architetto Pagliara è sicuramente la persona alla cui genialità dobbiamo questa struttura. Io non sono un'esperta di architettura, ma entrando qui vedo una grande sfida. Si è voluto catturare la luce e portarla, e poi ho pensato per un attimo che lo si volesse fare per illuminare le giovani menti degli studenti. E poi la scritta del Sapere Aude, e mi emoziona. Pagliara l'ha sintetizzata. Mi consentirete di leggere quello che è l'articolo di Kant? Sono 4 righe, non di più. L'illuminismo è la liberazione dell'uomo dallo stato volontario di minorità intellettuale. La minorità intellettuale è l'incapacità di servirsi dell'intelletto senza la guida di un altro. Volontaria è questa minorità quando la causa non sta nella mancanza di intelletto, ma nella mancanza di decisione e di coraggio nel farne uso senza la guida di altri. Sapere Aude, abbi il coraggio di servirti del tuo proprio intelletto. Questo è il motto dell'illuminismo. Ora, non è il pamphlet del Movimento 5 Stelle, perché Kant poi saggiamente specifica qual è il suo pensiero e ci dice: il membro della comunità, in qualità di studioso, può benissimo ragionare senza che ne soffrano gli affari ai quali esso, come membro passivo, è applicato. Così sarebbe esiziale se un militare, comandato dai superiori, volesse in servizio apertamente ragionare sulla convenienza o sull'utilità dei comandi. Egli deve ubbidire. Ma non può equamente venire impedito, come studioso, di fare osservazioni e di sottoporre al giudizio del pubblico. Il cittadino non può rifiutarsi di pagare le imposte, anzi, un biasimo indiscreto nell'atto che si paga può essere punito come uno scandalo. Ma con tutto ciò, lo stesso non agisce contro il dovere di cittadino quando, come studioso, esprime pubblicamente i suoi pensieri contro l'inopportunità ed anche l'ingiustizia dell'imposizione. Ecco, io credo che un buon obiettivo per la formazione delle giovani menti che frequenteranno questa biblioteca sarà quello di realizzare questa autonomia di pensiero nel rispetto di quelle che è la uguale autonomia di pensiero degli altri. E allora tutti auguro un felicissimo Sapere Aude. Grazie alla professoressa Valentino.